Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che è in compagnia di Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Allora, subito e immediatamente la trasmissione sembra Magistra con Elia Paganesimo, come avete sentito dalla sigla. Subito un'informazione, l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti ha un recapito anche telefonico, in pratica una segreteria telefonica che raccoglie tutti i messaggi che qualcuno vuole mandargli, ed è una segreteria di telefonino. Vi do il numero di telefono a cui potete telefonare eventualmente per lasciare i vostri messaggi, i vostri recapiti o quello che avete bisogno. Sì, anche richiesta di esempio di certe tematiche, chi non ha il coraggio di chiamare in diretta, non ha il coraggio di... Ecco appunto, quel telefonino serve anche per questo scopo. Siccome molti ascoltatori non hanno il coraggio di scrivere o di intervenire in trasmissione, alcune tematiche da noi possono essere tralasciate. Ci può essere una richiesta particolare, di conseguenza abbiamo preferito installare un numero telefonico, mentre che se qualcuno dice la trasmissione vorrei che si affrontasse questo argomento, ha più la tranquillità e almeno problemi a chiamare. Allora, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, il numero di telefonino è 0338 39 10 727. Lo ripeto, 0338 39 10 727. Ricordo l'indirizzo dell'Istituto Postale dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Detto questo, ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Non è più quello precedente, questa settimana è stata una settimana di trasloco, una settimana in cui se qualcuno mi ha cercato non mi ha trovato. È stata una cosa allucinante, comunque ci sono riuscito a sopravvivere. Il telefono non è ancora installato a casa mia, per cui se chiamate per telefono, il telefono dà sempre... praticamente nessuno risponde finché non verrà installato. Comunque mi hanno assicurato che a giorni verrà installato. E vi ridò l'indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Se qualcuno è della zona sa che là c'è una farmacia e sopra la farmacia in pratica. Bene, detto questo, vediamo un attimo, c'ho siccome sono stato picchiato da chi mi controlla sul discorso che aveva fatto l'amica Giovanna nell'ultima telefonata, la quale del tutto il nostro discorso sul crogiolo ha preso la forma e l'apparenza e ha fatto un appunto sull'apparenza. Allora, mi è stato imposto fisicamente con la violenza di fare un appunto alla Giovanna. Chissà che ci trovi un appiglio anche sul termine della violenza, sì. Che ti imposto. Sì, sì, no, beh, indubbiamente. Allora, la Giovanna sosteneva che io, siccome uso il termine, uso la frase, fondere il crogiolo, diceva, se fondere il crogiolo dello stregone, se io affermo fondere il crogiolo è inesatto perché fondo il contenuto del crogiolo, perché lei afferma se io fondo il crogiolo non ho più niente. Allora, lasciamo perdere la sostanza, lei si era abbarbicata su questa forma, su questa rappresentazione. E allora chi mi controlla mi ha detto ricordati che esiste nella lingua italiana la cosiddetta una figura retorica chiamata metonimia. Io ripeto esattamente, poi se qualcuno ne sa di più mi farà un appunto. Una figura retorica chiamata metonimia ed è usata in poesia e letteratura. Questa figura retorica, questa metonimia, questo modo di esporre, è tipo bersi un bicchiere. Chiunque sa che si beve il contenuto di un bicchiere, nessuno si beve il bicchiere insieme. Oppure un altro esempio di metonimia è navigo con un legno per mare. Chiaramente nessuno si prende un pezzo di legno, però la barca è di legno e può essere chiamata comunemente legno. Per cui sono delle figure retoriche che fanno parte del discorso. Per cui fondere il crogiolo può essere una metonimia, però non è così.
Io ho già affermato nella trasmissione del, dopodiché se volete ve lo tiro fuori perché è sul crogiolo dello stregone, che il crogiolo è il modo di vedere il mondo, è come l'uomo, la donna, l'apprendista stregone si pone davanti al mondo, il suo modo di guardare il mondo. Per cui il crogiolo è l'involucro. Chiaramente se lo stregone, l'apprendista stregone fonde degli elementi nel crogiolo, li amalgama, li mette insieme, e chiaramente anche la sua visione del mondo viene alterata, per cui anche il crogiolo viene alterato. Qual è la differenza grossa che c'era fra quello che affermiamo noi e quello che percepisce la Giovanna? È che per la Giovanna il crogiolo è un elemento esterno, è un oggetto di cui una persona si serve. Invece, quello che diciamo noi, il crogiolo, è la persona stessa. Cioè non esiste differenza fra la coscienza, l'individuo, la persona e il crogiolo. Il crogiolo è la persona stessa nel suo insieme, nella sua totalità. Per cui fondere la persona significa amalgamarla, significa rappresentarla, significa costruirla in maniera diversa. Per quanto riguarda poi il discorso... accidenti, questa temporale. Per quanto poi riguarda il discorso della sostanza... Se si fonde il crogiolo e il contenuto, non è che non si ha niente. Non si ha niente come riproducibile, però si ha una lega, cioè si ha un insieme. Dopodiché aggiungo ancora, a me dei crogioli, e questa è una questione personale, dei crogioli, degli elementi preziosi, mi interessa ben poco di gioiellieri. Mi interessano essenzialmente i minestroni che vengono fatti dalle streghe, cioè l'amalgamatura di più elementi, e l'immagine della fusione all'interno di un crogiolo è un'immagine che è sempre stata usata sia dagli alchimisti sia dalle streghe che gli stregoni. E qui chiudo la polemica, dopodiché se si vuole si può sempre riprendere. E abbiamo visto forma e sostanza. Io dico questo, se Giovanna di tutto il discorso che abbiamo fatto ha afferrato solo questo aspetto o è riuscita a farci un appunto solo su questo aspetto, io direi che è un grosso successo tutto sommato. Che dici, Francesco? Sì, ma infatti questo è proprio un appigliarsi a delle sottigliezze, o forse c'è anche volutamente una malcompressione di certi termini. Sì. Cioè forse esiste per me una malafede, cioè nel senso... No, una predisposizione diversa. Sì, mettiamo un'inclinazione naturale, cioè riconosciamo la buona fede, ma l'inclinazione naturale a distorcere... La Giovanna si è incazzata a sangue quando qualcuno ha toccato i bambini, cioè ha dei pregi indubbiamente, cioè non è che sia solo... ha delle cose particolari, comunque siccome mi è stato imposto di rispondergli, ho dovuto purtroppo accettare questo. Allora, prendiamo la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi, non rispondo al telefono finché non ho finito la presentazione. Parliamo dello stesso elemento, la volontà nel crogiolo del male e la volontà nel crogiolo dello stregone all'interno dei quattro canti del mondo. Perché parliamo della volontà, due elementi, un colpo solo? Perché volontà è ciò di cui noi non possiamo parlare. Cioè, in realtà noi non potremmo mai parlare della volontà. Volontà è tutto ciò che non è ragione. Mentre la ragione piega l'individuo per adattarlo alla descrizione, cioè la ragione dice alla persona, o tu riesci a descrivere la cosa, oppure la cosa non esiste, la volontà organizza l'individuo per affrontare le contraddizioni della vita. Cioè, la volontà dice all'individuo, tu ti devi preparare per affrontare qualunque cosa sconosciuta tu incontri. Devi saper affrontarla. All'interno di volontà non esistono parole, ma solo azione. Quando volontà si esprime nel mondo della ragione, cioè quando si riesce a sottrarsi alla dittatura della ragione, e allora si arriva a percepire volontà, allora, volontà fa delle parole armi con le quali esprimere il fuoco del furore e della determinazione con la quale gli esseri umani costruiscono il futuro. L'apprendista stregone mette la ragione al servizio di volontà. La descrizione più bella di volontà, io l'ho trovata in Castaneda,
Ed è quello che dice praticamente Castaneda, quando dice la ragione è il tonale, è un'isola, è una piccola isola descrittiva di cui noi ci circondiamo e sulla quale ci sentiamo sicuri. Volontà invece è tutto ciò che ci permette di affrontare quello che non è nella descrizione, quello che è l'universo. La volontà, ricordo che non rispondo al telefono, eh? La volontà nel crogiolo del male. Che cos'è la volontà? Volontà è la forza che permea l'universo e che induce le coscienze di sé ad esercitarla sviluppando il proprio libero arbitrio per alimentare il proprio potere di essere. Il crogiolo del male deve agire affinché l'essere umano non la possa esercitare per sviluppare se stesso. Il crogiolo del male trasforma la volontà dell'essere umano in volontà di potenza, cioè volontà di appropriazione. Dopo aver alterato le determinazioni dell'essere umano, il crogiolo del male deve comunque assicurare la soddisfazione dei bisogni soggettivi dell'essere cui è espressione. Dal momento che ha distrutto, scusate, le finalità d'uso delle determinazioni, impedendo lo sviluppo del potere di essere, deve sostituire quanto le determinazioni garantivano con un'oggettività di appropriazione di chi può soddisfare il proprio potere di essere. Anziché sviluppare la volontà per alimentare le determinazioni, il crogiolo del male sviluppa la volontà di potenza, il cui fine è l'appropriazione degli individui e il disprezzo nei loro confronti. Si sono citate quattro determinazioni di base della specie. Il crogiolo del male svilupperà la volontà di potenza che porterà l'essere umano, cui il crogiolo rappresenta, a trasformare il sesso in appropriazione, stupro, rubare il lavoro di altre mani anziché sviluppare il lavoro, rubare le informazioni che spaccerà per conoscenza e sapere. Il crogiolo del male farà della ragione un io cui asservire gli esseri umani. Nulla deve esistere fuori della ragione. La volontà nel crogiolo del male diventa volere di appropriazione. Nel bambino questa volontà viene imposta mediante l'educazione, mentre i genitori che sviluppano se stessi non generano il bisogno primario dell'appropriazione, ma usano la propria volontà per espandersi, nei genitori in cui prevale la volontà di potenza, normalmente, al disinteresse per il divenire del figlio, tanto comunque troverà la sua strada, affiancano schiaffi e ricatti, quando anche qualcosa di peggio. Il bambino, mettendo in atto le proprie strategie di vita, imparerà che deve imporsi, deve ricattare, deve prevalere, ne va della sua sopravvivenza. Il bambino imparerà l'umiltà cristiana, diventerà ossequioso e sottomesso davanti al più forte e feroce e violento davanti a chi tenterà, riterrà più debole di lui. Nel crogiolo del male, la volontà non è il divino che dilata il potere di essere dell'individuo, ma è volontà di potenza che spinge l'individuo ad appropriarsi di altri individui. In altre parole, è la forza che lo trasforma in soggetto di carità, dove questa diventa imposta ad altri individui affinché soddisfino i suoi bisogni che egli non è in grado di soddisfare. La volontà di potenza è espressione di esseri umani impotenti davanti alla vita e dunque deve riprodurre se stessa per alimentare l'impotenza. Nella volontà di potenza, chi la esprime è creato di immagine e somiglianza del Dio padrone, padrone egli stesso. Per questo motivo si ritiene in diritto di sottomettere ogni essere. Nella volontà di potenza, ogni essere umano è padrone e saccheggiatore del mondo. Glielo ha dato Dio, il suo padrone. Nel crogiolo del male, nella prossima trasmissione, metteremo la sospensione del giudizio. Nel crogiolo dello stregone, nei quattro canti del mondo, che cos'è volontà? La volontà è un potere divino che attraversa e alimenta ogni coscienza dell'universo. Attenzione che siamo passati di crogiolo, eh? Quello che abbiamo finito adesso è la volontà nel crogiolo del male. Adesso affrontiamo la volontà nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. E cioè la volontà è un potere divino che attraversa e alimenta ogni coscienza dell'universo. Volontà è il divino che
che presentandosi sotto forme diverse alimenta la tensione che spinge gli esseri di ogni specie a spostare gli ostacoli che impediscono le trasformazioni. Volontà è quel divino che trasforma le coscienze in dei. La coscienza si fa fatto, determinando la direzione nella quale sceglie le sfide per costruire le sue trasformazioni. Volontà spinge gli esseri a vivere per sfida. Costruire una relazione all'interno dei quattro canti del mondo significa sfidare il soggetto con cui ci si relaziona. Nel potere di essere la sfida è la relazione, dove il soggetto nella relazione non è mai debole o appropriabile, nella misura in cui agisce lungo le proprie determinazioni, esercitando la sua volontà. Quando un soggetto di una specie rinuncia ad esercitare la propria volontà, rinuncia alle proprie prerogative in quanto Dio ed è preda di ogni agguato. Costruire una relazione nei quattro canti del mondo è sempre un fare divino, è un atto di volontà soggettiva. Nessun essere può costringerne un altro alla relazione nei quattro canti del mondo, se non come preda, quando un essere ha distrutto le proprie determinazioni all'interno della propria specie. L'appropriazione non è un canto del mondo, è angoscia, angosciosa attesa del dissolvimento. Volontà mescola i crogioli di ogni essere che costruisce se stesso, prima e le relazioni poi. Le relazioni nei quattro canti del mondo è fatta da dei, e gli dei sono tali in quanto esercitano la volontà per costruire il loro potere di essere. Volontà viene alimentata attraverso il fare dell'individuo all'interno della propria specie ed esercitando le determinazioni specifiche. Quando un essere umano fonde il proprio crogiolo nei quattro canti del mondo, egli è già divenuto come un potere di essere della propria specie e all'interno dei canti del mondo rappresenta l'intera specie a cui appartiene, il suo divenuto nella magia della percezione. Così è sempre un essere specifico l'essenza della sua specie nei quattro canti del mondo. Quando un essere umano fonde il proprio crogiolo con quello di quel bosco, quell'essere umano, per la coscienza di sé di quel bosco, è la specie umana. Così, dove c'è un essere umano che fonde il proprio crogiolo con quello della coscienza di sé bosco, quella coscienza avrà a disposizione delle mani con le quali costruire delle relazioni fra gli esseri umani. La coscienza di sé di quel bosco ha maggiori opportunità per limitare il saccheggio. Così, la volontà dell'essere umano che fonde il proprio crogiolo con quella dell'essere bosco costruisce un ponte di consapevolezza fra le determinazioni dell'essere bosco e le determinazioni degli esseri umani. Così la volontà dell'essere umano, forgiata nelle contraddizioni all'interno della propria specie, gli consente di costruire delle relazioni con ogni coscienza di sé del circostante, con la quale entra in relazione. Perché volontà si forgia all'interno della propria specie? Perché le determinazioni sono elementi specifici della specie, sono le contraddizioni sviluppatesi all'interno della propria specie che forgiano l'individuo. L'essere umano, quando fonde il proprio crogiolo con quello di coscienze di altre specie, rappresenta la propria specie, il suo divenuto come essere della propria specie. Il potere di essere di una coscienza si costruisce attraverso la manipolazione di volontà, attraverso la pratica delle proprie determinazioni, e questo può avvenire soltanto all'interno della propria specie. Non è ammesso assumere un atteggiamento vigliacco o rinunciatario all'interno della propria specie e pensarsi ardimentosi nella percezione o nei quattro canti del mondo. Se si vive rinunciando ad affrontare e risolvere le contraddizioni all'interno della propria specie, al di là dei mezzi usati e della qualità delle contraddizioni incontrate, nel mondo della percezione non si è in grado di usare la propria volontà e si è preda di allucinazioni e illusioni. C'è qualcosa di molto peggio. Il mondo della percezione non esiste, salvo come illusione, e ci si arrocca nella descrizione della ragione, unica realtà accettabile. Lo sconosciuto fuori della ragione non esiste, e chi racconta storie o propone qualche cosa diventa immediatamente un imbroglione. Nella ragione non c'è sospensione del giudizio, c'è solo autoinganno, magari pensandosi creato d'immagine e somiglianza di un Dio fantasioso. Per affrontare i quattro canti del mondo è necessario alimentare e forgiare la propria volontà, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, anche quando condizioni avverse ci costringono a fare altrimenti. In quel caso si forgia volontà impedendo a quelle condizioni di interiorizzarsi. Si forgia volontà costruendo la pazienza attraverso la costruzione o l'attesa di condizioni migliori per sottrarsi a quell'imposizione.
quando si costruisce una relazione nei quattro canti del mondo, il soggetto con cui si costruisce la relazione ha forgiato la propria volontà, esercitando le proprie determinazioni all'interno della propria specie. Ha esercitato le proprie determinazioni trasformando la propria consapevolezza. Quando presenta il proprio crogiolo, il potere di essere lo presenta con orgoglio di chi ha proceduto lungo la via dei mutamenti, di chi ha sviluppato il proprio potere di essere all'interno delle sfide dell'esistenza. Questo Dio si aspetta di trovarci come dei, orgogliosi del crogiolo che abbiamo costruito, agendo nelle contraddizioni proprie della nostra specie. Tanto più grande è il nostro potere di essere in quanto dei, tanto più preziose saranno le nostre determinazioni affinché egli possa costruire il suo divenire. Tanto più il soggetto con cui fondiamo il nostro crogiolo ha sviluppato il suo potere di essere, tanto più preziose saranno le sue determinazioni affinché noi possiamo costruire il nostro divenire. Vi ricordate l'appropriazione delle divinità fatte dai Romani? Tu, Giunone, vieni nella nostra città perché noi ti garantiamo migliori condizioni di sviluppo per il tuo divenire. Così volontà è un divino in sé che lega ogni essere chiamandolo alla relazione. Volontà è la forza che permea la fusione dei crogioli all'interno dei quattro canti del mondo. Il crogiolo del male descrive come si è distrutta volontà attraverso l'imposizione del concetto di volontà di potenza. Ma la volontà di potenza può essere esercitata soltanto all'interno della propria specie e fuori di essa si rappresenta soltanto attraverso il saccheggio. La volontà di potenza rispetto al mondo della percezione costruisce solo fantasmi e illusioni e ogni essere umano che la esercita, quando in casi particolari altera la percezione, incontra ogni forma di immondizia, dal vedere la Madonna piangente ad essere usato da Mercurio per rendere chiaro un messaggio che dal divino che ci circonda giunge a qualcuno. Vedi Marisa? Ah, vedi Marisa, sì. Che nella foga e nella rabbia si è fatta attraversare da Mercurio che mi ha suggerito di elaborare il crogiolo del male per rendere più chiaro il mio pensiero. È vero, me l'ho dimenticato sto appunto. Senza volontà che costruisce il potere di essere, non esistono i quattro canti del mondo. Nella prossima trasmissione tratteremo un altro elemento del crogiolo e lo inseriremo nei quattro canti del mondo, ed è la sospensione del giudizio. Ricordate che di volontà non possiamo parlarne. Perché? Perché volontà non può essere espressa attraverso le parole. Possiamo fare esempi, possiamo fare tanti esempi e dire, ecco, in quel caso c'era volontà che agiva, in quell'altro caso c'era volontà che agiva, ma volontà non può essere definita, perché le definizioni appartengono alla ragione e volontà è estranea alla ragione, è un'altra cosa. Però è importante che noi sappiamo che esista. È importante che noi cominciamo a costruire l'idea e cominciamo ad andare fuori. Francesco, ti sì. Lascio a te tutta la segna stampa che vuoi, prenderemo sulle telefonate, sì. Man che arrivano. Okay? Sì, esatto. Ecco, io ricordo il numero telefonico per chi vuole intervenire, che è la 049 700 700. Le telefonate vanno in diretta, se qualcuno vuole approfondire alcune tematiche può intervenire. Io, ecco, colgo l'occasione sempre in questo periodo, cerco di, sono monotono, però bisogna insistere su certe cose. Ricordiamoci che c'è il famoso 8 per 1000, di conseguenza stiamo attenti a chi lo diamo. Certo, darlo allo Stato che l'amministra in una maniera un po' particolare non può essere simpatico, però se lo diamo a strutture come la Chiesa Cattolica o le organizzazioni di tipo cristiano, rischiamo di coltivarci veramente dei pericoli consistenti. Perciò fate il possibile in maniera tale che l'8 per 1000 almeno non vada alle organizzazioni di tipo cristiano e non vada neanche soprattutto alla Chiesa Cattolica, perché loro lo utilizzano come strumenti di dominio. E sicuramente qualsiasi, anche le 1000 lire sono fondamentali per creare nuove strutture e ricreare l'Inquisizione. Perciò chiuso con il costo dell'8 per 1000, lo ripeterò nelle altre trasmissioni, non date l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica e soprattutto non datelo ai cristiani, questo è fondamentale. Io volevo aggiungere alcune parole circa l'inizio che aveva accennato Claudio alla fusione del crogiolo. Beh, la trasformazione o la fusione del crogiolo è sempre una trasformazione di un metallo, cioè nel senso io ho uno strumento e lo posso fondere. Tutta quanta l'opera dei pagani è legata alla trasformazione. Noi abbiamo avuto delle sopravvivenze della trasformazione nell'antica alchimia, in cui appunto le cose venivano trasformate per crearne qualcos'altro, però non partendo dal nulla, ma partendo da quello che esisteva. Di conseguenza uno può fondere qualsiasi strumento. Faccio un esempio. Ad esempio gli antichi greci e romani prendevano la pietra e la trasformavano in statue, la trasformavano in templi che erano accessibili a tutti e tutti potevano utilizzarli, tutti le potevano creare. Cosa hanno fatto ad esempio i cristiani? I cristiani hanno preso le statue di bronzo, le hanno fuse per creare delle campane.
cosa ha fatto con le statue di marmo? Le hanno distrutte per recuperare materiale edile per costruire le loro pessime e brutte chiese. Cosa hanno fatto chi voleva liberarsi dal cristianesimo? La rivoluzione francese ha preso le campane e le ha fuse per creare armi per combattere contro i cristiani. Cioè, tutti quanti hanno utilizzato degli strumenti, sempre in peggio, proprio perché? Perché l'elemento cristiano monoteista si era intromesso nel mondo, cioè nel senso che nel momento in cui gli antichi pagani, e anche i pagani adesso, creano uno strumento non quanto con una finalità, ma tanto per la gratuità della cosa, crea una statua. La statua non ha una finalità di violenza, non è uno strumento che può servire a danneggiare, viene utilizzato soltanto per trasmettere un messaggio di bellezza. I monoteisti sono iconoclasti, lo vanno a combattere, e di conseguenza la trasformazione continua delle cose è nel meccanismo del mondo, cioè tutto quanto tende a trasformarsi. Dal punto di vista scientifico, proprio esiste la trasformazione di qualsiasi cosa. Cito un esempio concreto anche dal punto di vista della fisica. Tipo, si è scoperto che il nostro pianeta oscilla proprio come il battocchio di una campana. La Terra oscilla continuamente come il battocchio di una campana e non si sa perché. E hanno formulato una teoria, dice che queste perturbazioni, queste oscillazioni sono dovute alle perturbazioni atmosferiche, quasi che atmosfera e pianeta siano solidali in un medesimo sistema in cui vicendevolmente risultino gli scambi di energia. Cioè, praticamente, noi riusciamo ad avere uno scambio di energia tra l'atmosfera, che è impalpabile, e la Terra che vibra. Cioè, di conseguenza, già dal punto di vista scientifico, esiste questo scambio, esiste questa trasformazione, cioè la trasformazione dei venti che diventa trasformazione e spostamento meccanico della Terra. E questo è un dato scientifico in cui non si riesce a formulare una teoria. Questo, ad esempio, è la teoria di scambio di energia fra due cose diverse. Benissimo, ecco, io poi si potrebbe prolungarsi moltissimo su questo argomento, però voglio sempre ricordare che uno dei tentativi ultimi, forse più troppo interno, di manifestazione, di trasformazione delle cose è stata l'alchimia, cioè l'alchimia che utilizzava qualsiasi elemento per arrivare a un qualcosa, che poi alla fine era un'opera, che era una trasformazione di se stessi. E di conseguenza non dobbiamo preoccuparci se uno usa un'espressione, l'importante è il contenuto. Logicamente quando io parlo di trasformazione non parlo di trasformazione imposta o necessaria o obbligatoria. Cioè, non faccio come i monoteisti che dicono sì, ti devi trasformare in cristiano perché devi adorare un Dio e devi avere 10 comandamenti. Questa è una trasformazione che non esiste, questa è un'imposizione. Il pagano dice, cioè, devi utilizzare quello che tu hai, devi utilizzare la tua vita, la tua dimensione, le tue possibilità, in base alla tua energia, alla tua volontà, per realizzare qualcosa, devi trasformare la tua esistenza. Ma questa trasformazione non è legata per raggiungere un Dio, è solo legata a raggiungere se stessi. Difatti, ricollegandoci a questo discorso della necessità di utilizzare le cose solo per noi stessi e con l'unico fine di noi stessi, abbiamo l'esempio in cui un autore moderno, quello che ha scritto L'Alchimista, dice: sono contro la New Age. Lui crede in Dio purtroppo, ed è un grosso errore che lui ha, però dice, col rifiuto di mangiare carne e di bere buon vino, alcuni hanno perso il senso naturale della vita. Altri sono costruiti un mondo paraspirituale, artificioso, innaturale. Così può emergere un nuovo integralismo. Certi autori della New Age vanno dicendo che siamo inadeguati, imperfetti, che per trovare Dio bisogna raggiungere la perfezione nel corpo e nello spirito tramite pratiche più varie. Ecco, e noi come pagani non poniamo il nostro riferimento in qualcosa di esterno, in qualcosa che non esiste, in un Dio che non c'è. Proprio questo Dio non esiste veramente, non esiste, cioè non è neanche esistito la storia che i libri di monoteisti ci vengono a raccontare, cioè non è esistito il Dio del Corano, il Dio della Bibbia, il Dio del Talmud. Noi diciamo è sempre esistito la Terra, è sempre esistito il mondo e la nostra realtà è questa, di conseguenza noi dobbiamo agire su questa e queste sono cose che noi possiamo conoscere, che noi possiamo vedere, che non hanno bisogno di essere mediate, di essere informate, di essere modificate. Perciò questa è una trasformazione. Quello che noi diciamo è una trasformazione del modo di sentire, cioè che nel senso che noi non proponiamo un'idea che deve entrare nelle teste, noi diciamo guardate voi stessi, cercate di capire cosa vi circonda, cercate di intervenire sul mondo circostante, noi non vi diciamo guarda quello che ti circonda in base a quello che noi ti diciamo, lo schema che ti offriamo, noi offriamo il nostro schema, noi offriamo la nostra possibilità, noi offriamo la nostra esperienza, ma la nostra esperienza non è totalitaria, non è dominante, non è univoca, cioè nel senso di diciamo questa è la nostra esperienza. Esistono altre esperienze, benissimo, queste altre esperienze appartengono agli altri, ma le esperienze degli altri sono uno strumento che, se non imposto, possono servire anche a me per percorrere certe vie. Di conseguenza, lo scopo che noi facciamo non è uno scopo di indottrinare o di porre certi riferimenti o di porre certi schemi o di porre certi dogmi. Noi diciamo soltanto questa è la nostra esperienza e noi vorremmo che le energie fossero indirizzate verso questo senso. Logicamente noi non costruiamo la vostra vita la costruite voi.
la costruite voi liberandovi dal Dio dei cristiani, dal Dio degli ebrei, dal Dio dei musulmani. Cioè, costruendo la vostra vita, aiutate noi a costruire la nostra. Questo è soprattutto anche perché il discorso pagano è un discorso che comincia a dare fastidio, cioè nel senso che si sta verificando una forma un po' particolare, strana, e io qui aprirò appunto poi una parentesi un po' particolare, e di utilizzo del termine paganesimo in senso negativo come l'hanno sempre fatto. Ecco, io comincio da un fatto secondario di cui molti non si sono occupati e comincio un po' alla lontana. Ecco, allora, tutti sappiamo della morte di Pazzani, benissimo, potremmo discutere se lui era innocente o colpevole. Io propendo più per l'innocenza. Comunque questo è un fatto personale mio e non voglio aprire il dibattito su questo argomento. C'era una suora che lo seguiva. Logicamente era in un brutto situazione della sua vita, di conseguenza era più vicino alle uniche persone che potevano utilizzarlo o che potevano offrire un accordo o un aiuto. Bene, questa suora ha detto che siccome i suoi compaesani sono comportati male, gli abitanti di Mercatale ha detto si sono dimenticati di essere cristiani e se Pazzani fosse anche stato colpevole esiste il perdono e loro è un atteggiamento pagano. Cioè io sinceramente a leggere una simile dichiarazione, capendo che viene da una suora, posso capire l'atteggiamento discriminativo e di sfruttare qualsiasi occasione per attribuire agli altri il negativo che loro portano avanti. Cioè, io nel senso che sono un pagano, io dico, io credevo benissimo che Pazzani fosse innocente, come la mettiamo? E l'affermazione che lei fa in toto, cioè dire fa, l'atteggiamento di queste persone è pagano, è chiaramente un tipo, una volontà di discriminazione, cioè è un attribuire un qualcosa che il paganesimo non è. Cioè, noi non abbiamo detto che il paganesimo deve essere qualsiasi cosa, ma non abbiamo mai detto di fare questo o di sostenere noi lo questo. Lo stiamo descrivendo. Lo stiamo descrivendo. Punto però per punto. Il fatto stesso che questa suora venga a dichiarare in un fatto del genere, in cui la gente può essere anche avvicinata del fatto di cronaca, dice fa. Tra l'altro, anche detto sì, chiaramente fa. L'io di Suor Elisabetta, atteggiamento pagano. Ma dove esiste questo atteggiamento pagano? Cioè, io so di pagani che sono intervenuti sì. A livello personale. Sì, sei in diretta? In diretta, buongiorno. Buongiorno. Mi sembra amiche, che sia ricerca di un nemico. Voi altri cerchiamo un nemico solo perché sei cristiani. Solo perché vuoi avere una vittoria strapitosa su un mondo che non esiste, perché non andate qua a Celesta Fremo e tutti e tutti. E voi altri vuoi avere un nemico. Come si chiede questa storia? Perché mi non so, anche in tutti i discorsi che fai, già è ben chiaro che voi altri cerchi un nemico. Un nemico contro forze strapotenti come che siete nel sistema. Mi chiedo con sì mia giusto, perché avere un nemico che potenzialmente è debole, è una roba che non va bene, non va bene. E dopo il termine è sempre pagano, ed è un termine contadini, trova il tempo che trova. Comunque buon divertimento, continua pure, perché io so, lo mai conosco il sistema come che è, quello di immedesimarsi e criticare solo per tirare l'acqua su me. Ormai lo conosco, gli altri cercano un nemico e non so se trovare il nemico. Mi auguro di trovarlo, ma non lo trovo in mia serie, perché non impara mia niente da non andare. Va bene. Ciao. Avevo ascoltato Alessandro. Sì, ecco, il discorso del nemico. Cioè, il nemico sì. Il nostro amico Alessandro ci segue moltissimo, Francesco. Sì. Lui ha una sua concezione e non riesco ancora a capire esattamente cosa ha capito di quello che noi diciamo, ma non è importante. Lui comunque in ogni caso, quasi ogni trasmissione ci fa una telefonata dicendo quello che lui pensa. Sì, no, ma ecco, io trovo anche giusto aprire e rispondere una cosa. Allora, il discorso del nemico esiste, dipende sempre come lo viene visto. Ad esempio, nella Chiesa Cattolica il nemico l'hanno creato nei pagani, nelle streghe, li hanno messi a rogo. Nelle società pagane si creava un capro espiatorio, che era una capra, e si concentrava tutto quanto il negativo e veniva fatta fuori. Era una bella differenza, anche tenendo conto che appunto che poi la capra veniva mangiata, perciò era una scusa anche per far festa, insomma. Cose che fanno attualmente anche tanti sciamani africani, cioè nel senso di usare un capro espiatorio. Di conseguenza io penso che siccome il nemico può esistere, ma può esistere in maniera relativa, cioè nel senso, se io vivo in una certa comunità e certe tensioni vengono a crearsi, vengono a manifestarsi, benissimo, i pagani, siccome le tensioni non erano fortissime, in quanto le loro riferimenti erano abbastanza tolleranti ed erano abbastanza positivi, bastava concentrare questa negatività, ok?
che poi era un gioco da ragazzi, visto nei nostri occhi, e un capro veniva sacrificato, il problema era risolto. Per i cristiani no, perché i cristiani arrivano al punto di dire che i bambini sono macchiati, che hanno il peccato originale, che devono essere assolutamente purificati. Cioè cose che come pagano io non ho mai pensato. E il discorso poi di vittoria strepitosa, vabbè, noi combattiamo non perché sappiamo che questo Dio esiste, noi sappiamo che questo Dio esiste come descrizione, che non esiste nella sostanza, che non esiste neanche la storia, sappiamo benissimo che la Bibbia è un insieme di porcate, di cavolate, di menzogne, di invenzioni, benissimo, però se io su questo testo costruisco un'atrocità, costruisco una mostruosità, io come pagano mi devo ribellare, di conseguenza io non vado a lottare per affermare qualcosa, vado a lottare per mantenere la mia libertà, perché con quello strumento che gli altri vanno a caricare, sarà uno strumento che poi si è usato contro di me, di conseguenza è una forma di autodifesa, tutto quanto qua. Poi sul termine pagano, sul discorso appunto dicevo ad esempio del discorso pagano, riprendiamo, volevo per esempio fare una cosa, cioè, visto che è stato tirato fuori il discorso della Bibbia, è uscito un articolo in cui diceva, riprenderemo il discorso del termine pagano, sul discorso della Bibbia, bene, alcuni ricercatori israeliani hanno detto la Bibbia non aveva ragione, gli ebrei non erano una tribù a parte, non immigrarono nella terra di Canaan dopo i 40 anni di l'esodo dall'Egitto, non seguirono Mosè sul Sinai, non si affidarono a Giosuè per conquistare col sangue, col fuoco, la terra promessa. Tutto lascia credere che siano diventati un popolo unico dopo un lungo processo innescato all'inizio del secondo millennio avanti Cristo tra le popolazioni che risiedevano nella regione. E dice, la nostra ricerca prova che nulla non avvenne nulla di tutto ciò, neanche ad esempio la cosiddetta storia di Gerico, E non ci sono neppure battaglie particolarmente cruente, Gerico era allora priva di mura e quasi disabitata. E sul sito di Ai abbiamo trovato i resti di un insediamento molto antico. Cioè questo addirittura, questi ricercatori laici israeliani, che vivono in Israele, in Palestina, dicono chiaramente noi le prove che dice la Bibbia, che ad esempio Gerico fu conquistata, non ci sono, perché era già in rovine quando gli ebrei arrivarono là. Di conseguenza noi sappiamo che questa è una menzogna, cioè non abbiamo bisogno che la storia, che la cultura ci dia ragione, noi sappiamo di aver ragione, di conseguenza per noi il pericolo è chi si andrà a caricare con questi valori. Ecco, riprendo il discorso del termine pagano che avevamo sospeso. Allora, questa suora attribuisce a un comportamento che è un comportamento dovuto a forme culturali legate all'ambiente, legate anche a una certa situazione, al termine che sono pagani. Io, da quanto mi risulta, non esistono grandi comunità pagane nella Toscana, di conseguenza non so se questa suora abbia più informazioni di me. Bene, però già è un dimostrare che sulla grande stampa si vuole utilizzare il termine pagano in maniera dispregiativa. Un'altra cosa, che qui non voglio aprire una polemica partitica verso la persona, ma verso la persona che lo utilizza, cioè non verso il partito della persona, ma verso lo strumento con cui viene utilizzato il termine pagano, è apparso sul Corriere della Sera del 1 aprile. Io spero che fosse un pesce d'aprile, cioè non vorrei pensare che fosse una cosa vera. Allora, un uomo politico, un certo Fabio Mussi, che è il capogruppo della Camera dei Democratici di Sinistra, dice, parlando della Lega, è un movimento pagano e il paganesimo è tipico di tutti i partiti di ispirazione autoritaria. Al che io sono rimasto allibito, cioè, come è fatto ad attribuire a un partito un comportamento pagano quando al suo interno esiste una struttura che si chiama Consulta Cattolica? In quanto, cioè, questo già è significativo, cioè io non voglio aprire polemiche di tipo politico-partitico. E lui dopo ribadisce sempre l'intervista, è un partito pagano, il paganesimo è tipico di tutti i partiti di ispirazione autoritaria. Io non ho mai saputo di regimi pagani che sono stati autoritari e che il paganesimo fosse stato utilizzato, ad esempio, in questo senso, cioè nel senso di strumento. E questo atteggiamento poi di utilizzare il paganesimo in termini dispregiativo lo usa anche la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è arrivata con quel documento che tutti fanno passare come scusa per l'antisemitismo verso gli ebrei, è arrivata a dichiarare che le persecuzioni anche recenti degli ebrei, dell'antisemitismo, sono di ispirazione pagana. A me mi risulta che l'unica forma di antisemitismo, cioè, questo è testuale, cioè proprio io non ho purtroppo qua il giornale, comunque posso portarlo, in cui c'è questa frase di riporto, dice appunto che le persecuzioni sono di ispirazione pagana. A me questo non risulta, anche perché, e qui ho la a Roma gli ebrei avevano il culto consentito. Sì. E fino a...
tre volte mi hanno ripreso, tu hai detto Domiziano, invece un altro imperatore, quello delle persecuzioni, vabbè, insomma, fino al 250, no? Fino dopo il 200, non furono veramente perseguitati, perché gli ebrei si sono chiusi, cioè hanno tagliato i ponti con chi si dichiarava cristiano. Per cui gli ebrei a Roma era un culto consentito. Sì, sì, ma difatti, questa forma di persecuzione non esiste, anche perché da quanto appunto è un tentativo di utilizzare il discorso, dire fa, noi abbiamo commesso, la Chiesa Cattolica ha commesso l'errore dell'antisemitismo, premesso che io sono antisionista, di conseguenza non sono antisemita. Ha commesso, dice, e tra l'altro loro non si prendono neanche, cioè loro sono talmente astuti che utilizzano uno strumento del genere per farsi passare per belli, perché loro non hanno chiesto scusa dell'antisemitismo. Loro hanno solo dichiarato in questo documento che si fanno carico della sofferenza che gli viene dal fatto che alcuni cristiani siano stati antisemiti. Cioè dicono, fa, noi Chiesa Cattolica, mai antisemiti, sono stati alcuni cristiani che hanno sbagliato verso gli ebrei, sono stati antisemiti, e noi di questo errore ne traiamo sofferenza. Cioè, notate l'astuzia, cioè dire fa, la Chiesa Cattolica, no, sono stati alcuni disgraziati, alcuni stupidi, sì, erano cristiani, erano in malafede, e sono diventati antisemiti. La Chiesa riconosce che queste sue pecorelle, questo suo gregge, ha sbagliato e si carica della sofferenza. Cioè, difatti appunto, difatti loro dicono fa, parlano alcune fa sentimenti di antigiudaismo in alcuni ambienti cristiani. Cioè, e qui sul discorso dell'antisemitismo cristiano potremmo trovare documentazione a tonnellate, non sarebbe bisogno di aprire polemiche su questa cosa. Però la cosa peggiore, e poi casomai porterò anche tra virgolette la definizione di antisemitismo di origine pagana, e questo strumento dice chiaramente, loro si fanno belli con una campagna pubblicitaria e attribuiscono sempre al paganesimo qualcosa di negativo. Ecco, io parlavamo qualche tempo fa con Claudio, ho recuperato su una rivista francese, perché le riviste italiane sono troppo abituate a parlare soltanto di viaggi di Gotigua, sono troppo brave a parlare soltanto degli argomenti a favore del clero, e su un'unica rivista francese che alcune nostre ascoltatrici poi conoscono, una documentazione in cui sono citate date e nomi della fine che hanno fatto tutti quanti i gruppi pagani in Germania durante il nazionalsocialismo. E io potrei leggere, io non ho fatto tempo a tradurla, che comunque sarebbe una cosa molto lunga in francese, e qua si comincia che l'attacco contro i gruppi pagani, fino a dire che appunto nel 1941 praticamente tutti i gruppi pagani erano stati interdetti. Moltissimi di questi gruppi pagani che esistevano durante il periodo nazionalsocialista sono stati addirittura incarcerati, e sono stati addirittura rimasti in campi di concentramento per 9 anni. Alcuni sono anche morti in questi campi di concentramento, e logicamente la Chiesa Cattolica si può permettere il lusso di dire fa, no, erano pagani, l'antisemitismo era pagano. Benissimo, voglio citare solo un fatto proprio particolare. Nel 1937, Pio XI, che è anche al centro di questa controversia sull'antisemitismo cattolico, fece un'enciclica, che tra l'altro questa enciclica è citata anche in maniera positiva da questo Fabio Mussi, dicendo che parla di paganesimo, e dice appunto fa che bisogna andare a rileggere questa enciclica con preoccupazione bruciante di Pio XI, che era poi chiamata anche in un'altra forma. Bene, in questa enciclica un amico che l'aveva letta ha detto c'erano citati alcuni gruppi pagani, tra cui c'era citato l'induista e il sanscritista Wilhelm Auer. Bene, nel 1936, e ricordo che Hitler ha scritto Poltergeist nel 1933, è stato obbligato ad abbandonare la presidenza di un gruppo pagano. Cioè, questo è già significativo della situazione. Ciao Marco. Posso fare una domanda? Certo. Sì. E devo ritornare un po' indietro, perché tu Francesco sei andato avanti. Quando si parla in quel documento che la Chiesa ha redatto per chiedere perdono di antisemitismo, no? E si parla che in alcuni ambienti, l'hai appena detta questa frase, sì. Ecco, è specificato cosa vuol dire, cosa intendono quelli che hanno redatto questo documento quando dicono in alcuni ambienti della Chiesa purtroppo si è peccato contro gli ebrei. Poi un'altra cosa, e dammi una spiegazione, perché io credo che sia fondamentale e soprattutto anche esprime una contraddizione di fondo all'interno di quella che è il concetto religioso premio, colpa, peccato, castigo, eccetera, che è fondamentale alla base della
concezione della religione cattolica cristiana, perché Dio è visto soprattutto come un dispensatore, no? Estremamente, e come giudice estremamente imparziale per quanto riguarda il premio e il castigo, e quindi il senso di colpa, il senso di tutte le altre cose che ti fanno venire, insomma, quando ti rapporti in una religione come questa, perché Dio è estremamente giusto, quindi se hai fatto male ti castiga, se hai fatto bene ti premia, no? Credo che sia anche il segreto della diffusione della religione cattolica cristiana, perché è molto semplice da assimilare, ma è anche terribile però nella sua componente, così. Perché un Dio che viene insegnato in questo modo, credo che sia solo opera della fantasia umana, e non credo dell'essenza stessa di Dio, perché dicono che Dio è amore, e dopo i teologi ti fregano, perché Dio, essendo sommo giudice, e allora... Il discorso lo voglio allacciare alla suora, che ha detto che Pacciani bisogna perdonarlo, no? In sì. Quanto se noi siamo cristiani, il nostro atteggiamento di cristiani nei suoi confronti, dobbiamo ricordarci che esiste il perdono. Ecco, io ho un sospetto però, perché se è vero che bisogna esercitare la virtù del perdono, è altrettanto vero che però si nasconde in questa esercizio della virtù cristiana un concetto che ho appena spiegato, quello di colpa e di castigo. Per cui è molto facile in questo senso perdonare Pacciani se pensiamo che il gesto, supponendo che sia stato lui ad ammazzare le coppiette, no? Che il gesto che ha fatto in sostanza ha simulato Dio in certo senso, perché lui uccideva delle persone che erano in peccato. Non so se avete collegato. Sì, ho capito. Quindi, lui si è fatto Dio. Presso a poco è così. Esatto. Cioè, io ho svelato in modo molto grezzo il discorso. Però abbiamo visto molte volte come la Chiesa Cattolica, chi sbagliava lo uccideva, no? Si sostituiva a Dio. Certo. Anche la Santa Inquisizione praticamente non... Ma è stato... È dogma questo, eh? Eh? È dogma. Ecco, quindi per un cristiano, se entra in questi concetti, è abbastanza facile perdonare anche a un mostro come può essere stato un Pacciani, se, oppure chi insieme con Pacciani, se si sono macchiati di questi crimini. Perché lì, in quelle zone, era abitudine accoppiarsi, frequentarsi, e quindi sono tutti peccati contro la morale sessuale. Addirittura c'erano anche... E credo incontri tra omosessuali, hanno ucciso anche due, mi sembra, turisti stranieri che erano in un furgoncino ed erano omosessuali. Ecco, quindi come si può dire, se entriamo in questi concetti, no? E sappiamo come il peccato è visto non solo come intervento di Dio per perdonare il peccatore, ma soprattutto anche come punizione da parte di Dio, ecco che se uno si sostituisce in questo concetto, e all'interno del senso cristiano si può anche perdonare una persona che in un certo modo ha stroncato o delle persone che commettono dei crimini o dei peccati. Ecco, è questo che volevo dire. È molto difficile, mi sono reso conto, perché il concetto, prima di parlare, ho cercato di elaborarlo, ma è molto difficile. Però mi chiedo, visto che loro, di fronte anche a una persona, questa suora, di fronte come Pacciani, ha invocato il perdono cristiano, mi chiedo, essendo come uomo e come persona, no, che di fronte a un criminale del genere rifiuterei qualsiasi tipo di perdono, anzi in un certo senso io lo aggredirei probabilmente, no? Ecco, non fisicamente, ma lo aggredirei così dal punto di vista proprio, non riesco a concepire crimini del genere. Ecco, questo invece cambia tutto il discorso, lo vediamo in una prospettiva cristiana dove il perdono è chiesto, no? Però se tu vedi, e Pacciani non gli si chiedeva a lui di perdonare le coppiette che sbagliavano, lui viene in un certo senso giustificato quasi attraverso il mio perdono, perché lui avrebbe fatto un'azione di tipo, come vi ho detto prima, quasi sostituendosi a Dio. L'avrò incasinata la cosa, ma spero di aver espresso un concetto che mi assilla un po' da un po' di tempo. Va bene. Ciao. Ciao Marco. C'è un particolare in questo concetto, adesso ti dirà limite a Francesco, che il fatto che gli altri non accondiscendessero, gli altri erano pagani, cioè lei li accusava di malvagità perché gli altri non accondiscendevano o non perdonavano. Sì, beh, sarebbe da... Io vorrei citare alcune cose. Lui aveva, Marco all'inizio parlava di alcuni argomenti, tipo da quali ambienti... Pronto? Poteva prevenire. Cioè,
Voglio dire questo, gli altri che parlano di Pacciani, ma Pacciani è lontano mica, chilometro 90, 90 non interessa a nessuno, sì, Pacciani. Era solo un esempio. Anche se mi già la politica che ne ho bombardato tutti i giorni, era solo un esempio. Era un esempio di come veniva usato strumentalmente. Quanto che riguarda invece la realtà? Voi altri rispetterebbe, va bene dai, vi rispetterebbe, passate balufanti, perché è balufante, c'è il balufante per natura, e l'ebreo che ha fatto la storia migliaia d'anni che hanno bisogno di un calmante, tutti quanti che hanno bisogno dell'ebreo, però se voi altri vuoi scatenare, va bene dai, ciao mia. Perché il balufante fanno avanti, ma siamo massa a provare in Italia. Non ascoltarmi, ti dà così fastidio. No, massa, stai. Ti sposti di poco, c'è Maria. Guardati, vuoi fare il balufante come i bei, non sei giusto? Va bene, ciao. Non sei giusto? Ciao. Ma se non devo io, va. Niente, ne va bene tutto, ma non ne va bene debaruffare come che ti dici ti, per piacere, cerchiamo di baruffare. Ma difatti, cioè, se noi appunto volessimo litigare potremmo trovare argomenti più forti. Saremmo, cioè, più furbi per litigare. Esatto, cioè, noi siamo diretti, cioè, nel senso che quello che pensiamo lo diciamo. Ecco. Ecco, io una cosa che volevo appunto approfondire è il discorso del perdono. Come sempre, come ha detto tantissime volte che Claudio fa, i cristiani sono molto bravi, cioè impongono all'uomo il perdono perché dicono che solo a Dio appartiene il diritto del perdono, cioè solo Dio può giudicare. Questa cosa, cioè, che praticamente noi sappiamo che Dio non esiste, di conseguenza il nulla non esiste. Cioè loro perché dicono praticamente che l'uomo è incapace di gestire la giustizia ed è incapace di amministrare se stesso, che deve essere sempre sottomesso, deve essere il classico gregge. Ma io ricordo sempre che il gregge alla fine viene macellato dal buon pastore. Cioè, e questo è e Cristo è il buon pastore, di conseguenza come buon pastore avrà cura del suo gregge, però quando avrà bisogno di qualcosa sarà il primo ad ammazzare le proprie pecore. E questo qua è significativo perché appunto il gregge vive soltanto perché è schiavo del pastore. E di conseguenza, usando questa simbologia, solo il pastore ha diritto di vita e di morte sulle persone, perché solo lui appartiene a questa massa, questo branco di pecore, che poi sono uomini, e solo Dio, lui ha il diritto di fare quello che vuole. Ricordatevi, io dico a voi che dovete amare i vostri nemici. Ecco, adesso portate qui davanti a me quelli che hanno voluto che io diventassi il loro re, che io diventassi il loro padrone, e sgozzateli davanti a me. Per cui una è l'indicazione che dà al gregge e l'altra è l'indicazione che dà ai suoi servi per se stesso. Per cui ricordatevi bene questa dicotomia, quelli che dicono Gesù amava i nemici. No, Gesù li faceva sgozzare i nemici. Un'altra frase significativa che loro, cioè, questo il Dio dei cristiani si prende qualsiasi diritto, è venuta fuori su alcune trasmissioni parlando di pedofilia di Cristo. Cristo dice non dovete fare niente ai bambini perché lo faceste a me. Lui non dice non dovete fare niente ai bambini perché hanno il diritto di vivere e hanno i loro diritti e valgono qualcosa. No, perché lo fate a me. Perciò io sono il metro di misura della loro esistenza. Cioè, io se dico qualcosa, non devi fare una cosa, ad esempio alla pianta, perché la pianta soffre. Non devi picchiare l'animale, perché l'animale soffre. Se dico non devi fare questo alle persone, perché queste persone hanno il diritto di vivere, di cercare la felicità, non lo dico perché fai un dispiacere a me, lo dico perché la persona ha un valore. Questo non lo dice questa persona vale perché se io soffro. Di conseguenza, se lui non soffrisse, tu potresti anche ucciderla. Infatti la frase esatta è, chiunque scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, cioè no i bambini, ma uno dei piccoli, che, infatti i missionari hanno avuto carta bianca a fare tutte le porcherie possibili e immaginabili in giro per il mondo. Penso che tante infamità, quanto ne hanno fatte i missionari, siano pochissimi. Sì, sì, ma difatti. Neanche il nazismo è arrivato a tanto. Per sì, cui beh, ricordate la frase esatta, è chiunque scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, gli altri fatene quello che vuoi. Esatto, perché se gli altri non credono in me li potete pure massacrare, sono carne da macello, possono essere carne, potete farne carne tritata, tanto non credono in me, questo non è. Cioè, questo significa chiaramente porre il valore delle persone non sulle persone stesse, non all'interno di questo mondo, ma in quanto una credenza assurda che è fuori di questa realtà. E per questo c'è è la differenza sostanziale tra cristiani monoteisti e pagani politeisti. Ecco, tornando sul discorso del giudizio, che penso che sia abbastanza stato chiaro, cioè nel senso che loro si arrogano qualsiasi diritto e qualsiasi potere, perché lo attribuiscono a Dio, perciò gli uomini non possono permettersi niente, questa è proprio la definizione chiara del discorso appunto del giudizio.
E ecco, volevo poi riprendere il discorso dell'antisemitismo. Loro astutamente dicono chiaramente sentimenti di antigiudaismo in alcuni ambienti cristiani. Ecco, io leggo da un libro che purtroppo è sparito dalla circolazione, che andrebbe ripubblicato, andrebbe letto da moltissimi, che è Joachim Kall, La miseria del cristianesimo. Leggo, nel 638 il Sesto Concilio di Toledo ordinò che tutti gli ebrei residenti in Spagna dovevano farsi battezzare. Nel 694 il XVII Concilio di Toledo dichiarò che tutti gli ebrei erano schiavi. I loro beni furono confiscati, i loro figli a partire dal settimo anno di età dovevano essere tolti ai genitori e in seguito sposati con persone cristiane. Nel 1179 il Terzo Concilio Lateranense minacciò di scomunica tutti i cristiani che convivevano con ebrei e favorì in questo modo la nascita di particolari quartieri urbani riservati solamente a questi ultimi, i ghetti. Nel 1205 Papa Innocenzo III definì gli ebrei come il termine di schiavi maledetti da Dio. Ecco, e di conseguenza potremmo andare avanti. E basta pensare che, ad esempio, l'antisemitismo o l'antigiudaismo di tipo cristiano esiste da tantissimo. Ecco, sempre da miseria del cristianesimo cito un passo di Giovanni Crisostomo del 387, in cui appunto parla degli ebrei e dice: l'ebreo è l'assassino dei profeti, l'assassino di Cristo, l'assassino di Dio. L'ebreo venera il demonio, gli ebrei sono ubriaconi, putanieri, criminali. Parlando delle sinagoghe dice, aperte virgolette, comunque la si chiami bordello, luogo di tutti i vizi, asilo del diavolo, roccaforte di Satana, perdizione dell'anima, l'abisso di tutti i mali o qualunque altra cosa, si dirà sempre meno di quanto essa si meriti. Cioè, questo qua sarebbe l'atteggiamento marginale di alcuni gruppi cristiani, quando noi abbiamo avuto tantissimi concili, e noi potremmo proseguire nell'elencazione. Ma qui appunto sta la capacità di mimetizzare la loro della criminalità della Chiesa cristiana. Perché bruciavano i libri, Francesco? Esatto, cioè loro sono arrivati al punto di falsificare la storia, cioè nel senso di fare prigioniero qualsiasi cosa e di tramutarle come in preistoria cristiana. Cioè, e quello che loro giocano proprio è che non esista memoria delle cose, perché per loro la memoria appartiene soltanto a Dio, cioè nel senso che nulla è degno di essere conservato, perché soltanto Dio decide. Pensa che in Cicerone, la natura degli dei, no? Credo sia questo il titolo del libro, la natura degli dei. De natura deorum, sì. Credo che sia questo. Mancano addirittura alcune pagine del libro perché gli emanuenti si sono rifiutati di riscrivere. Sì. Per capire che cos'è la censura cattolica. E stiamo parlando degli emanuenti del 4, 5, 600, insomma. Sì. Per capire cosa abbiamo perso. Cioè, per fortuna che tutto l'abbiamo scritto attorno a noi. Sì. Cosa abbiamo perso, insomma. Cioè, sì, cioè la bravura del monoteismo, del cristianesimo, è proprio quella di essere totalitario, cioè nel senso che il paganesimo è politeista, perciò permette qualsiasi manifestazione, questa manifestazione fa parte del mondo ed è accettabile finché non diventa unica e dominante. Facciamo un piccolo riferimento. Esistono nel paganesimo antico una divinità che si chiamava Eurinome, che questa divinità è sparita come raffigurazione in quanto la sua raffigurazione è stata presa come raffigurazione della Vergine Maria, cioè la donna che schiaccia il serpente. Benissimo. Ma guarda, sono state trovate medaglie anche, scusa se troppo, di Iside con la Madonna, cioè dell'accoppiamento, e anche Ecate con la Madonna. Cioè, per dirti che come ci hanno giocato... Sì, sì, no, ma... Cioè, e ora, do un mito della creazione pagana. Eurinome, usando il serpente, fece passare tra le sue mani il vento Eos e trasformò il vento in mondo con l'aiuto del serpente. Quando il serpente volle farsi unico essere, creatore del mondo, Eurinome gli spaccò i denti e schiacciò la sua testa coi piedi. Questa è una divinità pagana. Voi prendete la raffigurazione della Madonna che schiaccia la testa del serpente, è la stessa cosa. Solo che appunto qui viene venerata come nel monoteismo, con l'immagine della donna che schiaccia la testa del serpente, come condanna di una parte del mondo. E invece nel paganesimo era il nome, che tra l'altro non abbiamo nessuna raffigurazione di questa divinità, che però cioè, i racconti che ci sono giunti dicono questo, fa quando il serpente volle farsi unico creatore del mondo, o unico generatore del mondo, gli spaccò i denti e schiacciò la sua testa con il piede. Cioè, per dimostrare proprio che all'interno della stessa divinità era inaccettabile, intollerabile, che esistesse un unico riferimento, un'unica realtà. E questa immagine è sparita, perché esistevano dei templi, ad esempio. Sono spariti i templi, sono sparite le raffigurazioni. Nel momento in cui si è persa la conoscenza storica dell'immagine di Eurinome, i cristiani l'hanno presa e l'hanno riciclata come immagine della Madonna che schiaccia la testa al serpente. Noi vediamo i pagani vedono una cosa e i cristiani ne vedono un'altra. E questo qua è il gioco molto astuto che fanno loro.
E come la storia di Sant'Antonio Abate, no? Che andava in giro per l'Egitto a cancellare le croci Tau, perché al simbolo della croce era più vecchio del cristianesimo e andava a cancellarle. Purtroppo sì. è tutto gioco al massacro, cioè il nazismo, il concetto di nazismo, io sono il padrone, tu fai quello che voglio io, questo è il concetto nazista, è nato col cattolicesimo, è proprio del cattolicesimo, non esiste prima del cristianesimo questo concetto. Sì, ma di fatto in maniera abbastanza, cioè più sul sociale, più sul civile, cioè mi sol parò, comando. Invece è elevato a divinità, elevato a concetto di Dio, elevato a concetto religioso, avviene solo ed esclusivamente col cristianesimo. Cioè, le cose che esistevano nel paganesimo erano sempre riferite alla società o alle singole persone. Quando uno compiva qualcosa, lo compiva appunto per propria volontà, cioè non andava ad attribuire una volontà divina. Di conseguenza lui ne era responsabile ed era soltanto lui che manifestava quel desiderio. Nel monoteismo abbiamo che questa cosa diventa assoluta, cioè proprio diventa totalitaria, diventa globale, impone qualsiasi cosa, nel senso che diventa proprio univoca, proprio come il monoteismo, cioè il diritto assoluto sugli altri in base a un principio religioso. Nella società, diciamo, che viveva in epoca pagana, esisteva il diritto assoluto del padrone sullo schiavo, ma era una condizione, diciamo, sociale, era una condizione di necessità, era una condizione particolare, cioè nel senso che era dettata da un apporto di forza, cioè nel senso che lo schiavo si poteva benissimo ribellare, poteva uccidere il padrone. Ad esempio, se qualcuno adesso pensasse di ribellarsi contro un dominio clericale, sarebbe subito la violazione del diritto di Dio, perché appunto il potere clericale di tipo monoteista rappresenta Dio, cioè nel senso che non si può neanche ribellare, perché gli schiavi potevano fuggire, potevano fare qualsiasi cosa, era un problema di rapporti di forza, cioè se la forza di chi si ribellava era più forte di chi imponeva, si creava una nuova situazione di diritto, si creava un nuovo potere, si creava una nuova manifestazione. Do un'informazione di servizio, Francesco, posso? Sì. Allora, mi è giunta notizia che Mario oggi non c'è in trasmissione. Noi dobbiamo comunque concludere la trasmissione in orario, dopodiché manderemo un po' di pubblicità e ci sono delle ragazze che vengono a fare trasmissione su Di Bella. Per cui io gli farò volentieri un po' di regia, anche se io e Di Bella non andiamo molto d'accordo. Niente, do questo annuncio per tutti i radioascoltatori di Mario, sappiano che Mario non c'è e andrà in onda questa trasmissione in diretta comunque. Vai Francesco. Sì, ecco. Vuoi andare? Sì, sì, allora proseguo. Di conseguenza, appunto, questa è l'atrocità che porta il monoteismo nel mondo, cioè l'attribuire a qualcosa di immutabile, cioè nel senso, i pagani potevano modificare le situazioni, potevano modificare la società, potevano modificare la cultura, potevano modificare qualsiasi cosa, potevano adeguarsi alle necessità che venivano avanti e non era un pericolo, non era una paura. Nel monoteismo abbiamo appunto lo stabilirsi di qualcosa che è immutabile, che è Dio, qualcosa che misura di tutto. E infatti i monoteisti cosa hanno? Hanno la caratteristica di numerare le cose, di codificare le cose, di creare dei testi di sacri che poi sono incomprensibili, sono assurdi, sono delle grandi stupidità, però su queste stupiditaggini che noi pagani riusciamo a percepire, cioè noi possiamo riderne di monoteisti. Il problema è cosa fanno di questo strumento che loro hanno in mano, cosa fanno della loro volontà, cosa fanno del loro volere. Perché ad esempio anche nei pagani può esistere la volontà di potenza, ma la volontà di potenza appartiene al singolo, non appartiene a un Dio che... Francesco, scusa, posso un attimo? Per non fare confusione, il termine volontà di potenza che ho usato io per il crogiolo del male... L'ho elaborato io, cioè, sì, perché, esatto. Ti dico anche perché l'ho elaborato, perché il libro di Nietzsche, Volontà di Potenza, fu in realtà manipolato dalla sorella e praticamente è l'unico libro che il nazismo ha usato, che in realtà i nazisti non hanno usato il libro Volontà di Potenza per fare il nazismo, ma hanno usato il Gesù di Nazareth, cioè fermati vento, sommi il paronfe, quel che vuole niente. E allora è l'unico libro di Nietzsche, no? Che sì, è abbastanza degenerato e che dà il concetto del padrone. Ecco, guarda, e sul discorso della degenerazione delle opere di Nietzsche, io sono un po' perplesso, cioè nel senso, anche sulla manipolazione, io do un particolare che pochi sanno. Le opere di Nietzsche, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale del 1945, tutto l'archivio di Nietzsche si trova nella Repubblica Democratica Tedesca. E ci furono grossissimi studi nella Repubblica Democratica Tedesca su Nietzsche. Bene, nessuno riuscì mai a documentare queste manipolazioni di Nietzsche. Il problema è sempre quello dell'interpretazione, cioè Nietzsche non scrive come la Bibbia.
Nietzsche scrive per se stesso in base alla sua esperienza, in base alla sua volontà, in base alla sua visione del mondo. Sì. Cioè, difatti, appunto, lui parlando... Era anche sifilitico quando aveva fatto Volontà di Potenza. Sì, beh, difatti... Sì, era verso tantissimi autori hanno appunto fatto questo. Sul discorso, sul discorso della manipolazione, io non credo nella manipolazione. L'ho già detto altre volte, cioè, alcuni vanno ad attribuire Nietzsche con un nazismo. Io voglio ricordare che Nietzsche è morto nel 1900. Sì? E parlo con Radiogamma? Sì, dimmi. Sto seguendo la vostra trasmissione.